Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo all'appuntamento del sabato, siamo in sala stampa a Monza per il Gran Premio d'Italia, scusate se ogni tanto arriva qualche rumore di sottofondo ma non riusciamo a gestire quello che è lo scenario intorno a noi. Ciao caro Antonio, il nostro candido è pronto a entrare nel racconto che ci sta preparando. Sorridi, quindi sono curioso di capire che cosa ci stai preparando, Antonio. Ma racconto, direi quasi più sensazioni, perché avevo scacciato l'idea che Antonelli potesse avere l'incidente nella prima sua prova di ieri in pista con la Mercedes vera. E quando è successo, prima di pensare cosa provavo, mi sono venute in mente delle cose e ho detto, beh, bene, come bene? No, bene no, ma in realtà nella mia lunga vita nelle corse ho verificato in più di un'occasione che i grandi, quando cominciano, si schiantano, lo hanno fatto tutti, lo ha fatto lo stesso Verstappen, Schumacher, Ronnie Peterson, li vedevi, arrivavano pum, delle botte, e scendevano spolverandosi la tuta e tutto era finito lì, però avevano bisogno di andare forte. Ora, dai dati e dalle notizie che sono state poi diffuse circa la velocità che Antonelli ha tenuto nei pochi giri che ha fatto in alcune curve, e la facilità con la quale si stava adattando fa dire che il ragazzo ha tutti i requisiti per essere davvero un forte. Però bisogna dargli anche una tirata di orecchie e direi forse un po' anche alla squadra che non ha fatto nulla, forse ingolositi dai dati che vedevano, per dire stai all'occhio, stai andando fortissimo. E questo ci deve fare anche pensare, adesso avremo la bellezza teoricamente di 6 esordienti nello spazio dei prossimi settimane e mesi in Formula 1. Abbiamo visto in tante occasioni che i piloti di oggi arrivano, salgono in Formula 1 e vanno forte subito, facendo quasi pensare che sia facile. Poi quando si vedono le cose che escono da un incidente, abbiamo visto oggi con quale velocità il testacoda, lo schianto c'è stato. 46G, non parliamo non è, proprio di un appoggio alle barriere. No, non è, infatti immagino Russell che brivido ha avuto, sicuramente superiore al mio, pensando alla sua macchina. Si è visto lo sguardo con cui ha commentato senza parole la cartella che ha tirato Kimi. Esatto, ecco, c'è una cosa comunque direi, allora intanto gli è servito e gli servirà e se lo ricorderà, in secondo luogo dopo questo battesimo del fuoco la squadra lavorerà più con lui di quanto probabilmente oggi ha fatto, in terzo luogo credo che sia una buona cosa che lui debba fare tra oggi e domani e la gara di Formula 2, perché è una buona cosa per dimenticare ciò che è accaduto. Quando uno gli succede qualcosa che lo turba, poi rimane lì ad arrovellarsi su questa cosa. Se ha qualcos'altro che prende il posto, boom, cancella e poi la rivede con un'ottica diversa. Quindi da questo punto di vista speriamo anzi che sia un'occasione per lui per fare in modo che da questa Monza vada via con un sorriso. Mi concedi una sottolineatura, Antonio? Perché ieri Toto Wolff, mettendo le mani avanti, ha cominciato a dire: cara stampa italiana, debutta nel vostro autodromo di Monza, evitiamo di mettere troppa pressione al ragazzo. Sottoscrivibile al 100%. Però allora lasciami fare una domanda, caro Toto Wolff, ma perché tu mandi un debuttante nel primo run con le gomme soft?
Perché è come ingolosirlo, dargli il gelato e poi dirgli non te lo mangiare tutto. E io credo che lì un po' di complicità nell'incidente ci sia anche da parte della squadra. Poi è vero che si è arrivati a Monza con una macchina che sembra competitiva, perché Lewis Hamilton poi nel secondo turno, simulando la qualifica, è stato il più veloce. Ma è vero anche che hanno due fonti da provare, il nuovo ce l'aveva Kimi e il vecchio ce l'aveva Lewis, poi ci sarebbe stato un cambiamento quando sarebbe arrivato Russell, però evidentemente lo trattano già come un pilota della squadra, non lo hanno ancora annunciato ufficialmente come pilota 25, ma ormai siamo a una formalità. Io un po' di complicità nel crash l'attribuisco anche alla squadra. Sicuro, le gomme rosse subito, con una macchina con le ali, cioè velocissima, quindi una pista molto veloce, una macchina difficile. Poi scarica di ali, scarica, perché quindi l'aderenza è molto bassa. Esatto, e su una pista che, se io pensavo ci sarebbe stato un gran cancan sui così cordoli, eccetera, c'è stata forse più sull'asfalto, ma una pista che comunque fare un secondo in meno rispetto allo scorso anno vuol dire che, al di là del progresso delle automobili, la pista è più veloce. Quindi c'erano tutti gli elementi per invitare a tenerlo più tranquillo, però c'era anche la curiosità di capire cosa avrebbe fatto. E adesso, diciamo, restiamo con la prima sensazione che ho avuto io. Bene, se si schianta è uno che ha voglia di vincere e di diventare un campione. Poi non l'abbiamo detto, ma è uscito, ha fatto un giro di lancio, secondo tempo, secondo giro, miglior tempo è il nome Antonelli, subito uno nella lista dei tempi. E già quella è una sensazione strana per quello che è un debuttante. Se poi ci aggiungiamo, caro Antonio, insieme abbiamo visto qualche dato incredibile, nel secondo tentativo Alascari aveva già un secondo settore che era fucsia, e con percorrenza delle curve che hanno controllato la velocità sia all'Esmo che Alascari, 6-7 km più veloci di quello che poi è stato il tour, la velocità più alta raggiunta da Max Verstappen. E quindi parliamo del debuttante nella percorrenza di quello che poi è il campione del mondo. Quindi i prodromi, come giustamente dici tu, ci sono tutti. Poi bisogna trovare i limiti, capire che magari ha surriscaldato le gomme e quando è arrivata la parabolica non c'era più il grip necessario ad affrontarla a quella velocità. Esatto, ecco, dobbiamo stare attenti a valutare questi dati di velocità, perché oggi ce ne accorgiamo con 16 macchine in un secondo, quello che conta è riuscire a gestire la macchina nel suo insieme, e in questo senso le gomme sono fondamentali, per cui se tu ti spari tutte le gomme e poi dopo ti trovi in difficoltà già una o due curve dopo, evidentemente devi capire quanto è importante e sensibile. Va bene, diciamo che però una gomma soft da Gran Premio non l'aveva mai usata, quindi, perché doveva sempre usare le gomme demo, che sono tutta un'altra roba. Per cui giusto, questo non lo avevo quindi pensato. Si è trovato in una condizione subito di avere un grip enormemente superiore a quello che aveva guidato fino ad oggi. Vale a quel punto la valutazione ultima di Toto, divertente: è più facile rallentare uno che va forte che dover spingere uno che va piano. Questa è molto bella, e devo dire, dimostra che questo è stato un incidente, ma è una macchietta che col via va, se ne andrà facilmente. Ecco. Poi è interessante comunque vedere il numero di... Allora, il prossimo anno, adesso al di là di però il prossimo anno teoricamente noi potremmo avere la bellezza di 6 esordienti di fatto, perché Doohan, Colapinto, Lawson, Berman, che è di fatto ancora un esordiente, se Audi opterà per Bortoletto, che pare che sia veramente il ritorno del Brasile in Formula 1, perché dalle cose che ha, da quello che ha dimostrato
fino a oggi è un pilota di sicuro talento, e poi Antonelli, quindi vuol dire sei nomi nuovi in uno scenario dove invece ci sono altrettanti nomi che sono diciamo sul dubbio se ci saranno o no, o certi che non ci saranno più. È chiaro che sappiamo benissimo che non ci saranno, non ci sarà Saint-Jean, che non c'è più, probabilmente, anzi credo, possiamo dire che non ci sarà Zu, perché nessuno ne parla, non ci sarà Magnussen, può darsi che non ci sia Bottas, e qui c'è il dualismo. Bortoletto, ma l'aspetto Bortoletto curioso è che come si parla di un Bottas che potrebbe andare giù, su una pista impegnativa come Monza a basso carico, in mattinata ha sparato un tempone con la Sauber, perché era nei primi 5-6, quindi all'improvviso ha ritrovato delle motivazioni. Da quello che ci risulta, da quello che Roberto Chinchero ha scritto, ci troviamo in una condizione per cui Valtteri avrebbe ricevuto dall'Audi un contratto di un anno. Lui vuole il famoso 1+1 per avere almeno la proiezione, l'idea di arrivare al regolamento 26 per scoprire le nuove macchine, e se non ci sarà accordo si spalancherà subito la porta per il giovane brasiliano. Anche se lui in tanti anni ha accettato il contratto annuale, però era un contratto con Mercedes vincente, quindi quello gli andava bene. Vedremo. Comunque questo ricambio è interessante, così come sarà interessante vedere i cambi di guardaroba con un Hamilton che diventa rosso, con un Sainz che cambia di divisa, ma che dà già dei messaggi dicendosi pronto a tornare in Ferrari, che può essere anche, perché no? Cioè, non c'è ragione che non possa essere. E quindi beh, poi ci saranno Ocon e Hülkenberg, che ovviamente cambiano. Ecco. Io non scommetterei sul fatto che Esteban Ocon finisca la stagione, perché ho avuto modo di fare qualche minuto di chiacchiera con Flavio Briatore e l'ho visto abbastanza rombante sul francese. Mentre ha espresso parole straordinarie su Pierre Gasly, uomo della continuità che sta lavorando per la squadra in un momento difficile, l'ho sentito abbastanza di traverso. So che ieri mattina, ha fatto un discorsetto a Esteban, e mi ha detto: il futuro non dipende da noi, dipende da lui. Ah, guarda, perché Ocon lo abbiamo visto, è sempre stato combattivo e rivalissimo del suo compagno di squadra. I francesi sono dei galletti, si sono autodefiniti tali e lo sono, e lui era un super galletto. E adesso sei ingrigito, bisogna capire quali siano le ragioni. Lui ha in tasca il contratto della AS, quindi non deve dimostrare niente per darsi una continuità. Se poi va in aggressività viene ovviamente immediatamente criticato. Quello che più gli imputano, da quello che ho capito, è che ha questa tiritera del lamento che non funziona niente, in una situazione che è palese. Cioè, abbiamo una Virisha Tion che arriva allo sciopero fermando la produzione dei motori, quindi c'è una situazione sicuramente pesante che non è facile da gestire. Se vogliamo guardare quello che è successo in Olanda con una macchina che è stata nei primi 10, che è stata sempre combattiva e protagonista con Gasly, e un'altra persa nelle nebbie, questo dice come sia importante cercare di sostenere questo momento difficile di Alpine, che è un momento difficile di Alpine e di Renault, perché avere uno sciopero, avere degli striscioni all'autodromo dei dipendenti di Virisha Tion, ricordiamoci, 12 campionati del mondo vinti da motori Renault, quindi un costruttore che ha una grande storia,
oltre a essere un grande costruttore, che ha già un motore pronto e che ha sicuramente girato al banco, che comunque permette per il 2026 di essere uno tra i motori della nuova formula, che viene improvvisamente messo in discussione per un fatto sacrosanto di budget, ma sul piano di quello che è la passione, perché chi lavora per lo sport, se è appassionato, ottiene dei risultati che altrimenti non otterrebbe. Questo io l'ho visto molto bene in Ferrari, ma l'avevo visto ai suoi tempi in Renault, quando avevamo portato il turbo, che erano disperati, che si rompeva, ma continuavano con la determinazione, la passione, la volontà ad andare avanti, ed è successo quello che è successo di questa tecnologia. Per cui mettere una specie di pietra tombale su una storia così bella, quando c'è già il motore lì che deve essere sviluppato, ma non dimentichiamoci, e qui c'è un aspetto sottile ma delicato, ma che sarebbe il caso di affrontare invece che di nascondere, e cioè quello che sempre di più ci si rende conto che all'elettrico si affiancheranno motori per l'uso stradale, per l'uso industriale, motori a combustione interna con nuovi carburanti. Allora, per una Renault che sta investendo molto sull'elettrico, tenere aperta la porta anche dei motori a combustione interna, dal punto di vista commerciale, sarebbe sicuramente una mossa giusta, perché vuol dire io non tradisco la tradizione, ma lavoro sul nuovo, ma trovo una seconda strada sul nuovo, che è quella che la Formula 1 mi invita a seguire, perché nella bella intervista di Domenicali, lui con molto garbo lascia intendere che il motore 2026 avrebbe potuto essere anche meno elettrico e più a combustione interna, ma era in un momento diverso e doveva servire a portare nuovi costruttori, cosa che è successa con Audi. Una piccolezza, che forse è una mia fantasia, ma il fatto che ci sia stato questo ostracismo per Andretti, che avrebbe potuto invece utilizzare i motori Renault, sia quelli attuali, se fosse entrato, supponiamo, nel 2025, che quelli nuovi attraverso General Motors, attraverso il suo grande costruttore americano che lo sostiene, beh, forse questo avrebbe aiutato a rispettare quella strategia che era stata quella di dire facciamo una formula nuova, dei motori di un nuovo tipo che usano i due tipi di energia per attirare nuovi costruttori. Sarebbe successo, così uno se ne va, probabilmente se ne va. È difficile che in questa situazione si possano prendere decisioni diverse, però la storia ci sta dicendo che sì, non è già tutto scritto. No, non è scritto, però scusami Antonio, come vuoi pensare che Alpine possa vendere delle macchine stradali con un motore Renault quando in Formula 1 potrebbe andare a correre con la Power Unit Mercedes? Cioè, non quel devi fare lì, questa domanda a me. No, lo so, però non può prescindere da questa domanda l'analisi di tutto quello che tu hai appena giustamente messo in evidenza, perché io farei fatica a essere nel marketing o nel commerciale di Alpine proponendo ecco questa è la nostra macchina sportiva della gamma premium del gruppo Renault, e poi uno che va dentro dice sì, ma noi corriamo con il motore Mercedes. È difficile. Guarda, io qui credo, così forse incautamente, aprirei una parentesi per quello che ho vissuto io in Renault. Cioè, quando Bernard Arnault, che era il presidente di Renault allora, quello che ha voluto non solo vincere a Le Mans, cosa che era stata fatta con la macchina turbo, ma poi entrare in Formula 1, c'era un dualismo incredibile tra la passione, l'entusiasmo e la volontà del presidente
di dare immagine anche sportiva a Renault, che era allora un'azienda molto franco-francese, anche se poi si è espansa moltissimo, ma con il principio di automobili come la Renault 4, automobili diciamo fortemente utilitarie, non eccessivamente prestazionali, anche se con motori affidabilissimi, cioè avevano tutto. Se pensiamo che la Renault 16 negli anni 60 aveva già gli alzacretali elettrici, la chiusura centralizzata, cioè tutte cose che sono arrivate 5, 7, 10 anni dopo negli altri costruttori, era perché la parte commerciale della Renault era più attratta da questi requisiti di un'automobile, comodità, comfort, poco consumo, eccetera, che dalla sportività. Per cui l'incontro tra la razionalità pragmatica dei francesi, facciamo le cose funzionali, e la passione, la passionalità che viene dalle corse, non c'è mai stato. Infatti, per esempio, la comunicazione, me ne occupavo io, la comunicazione, facevamo le campagne pubblicitarie tutte orientate verso il prodotto. Poi c'era una campagna pubblicitaria per la Formula 1 che non serviva a niente, perché erano due discorsi diversi. Ecco, questo sarebbe stato il momento per portare, cosa molto intelligente, non direttamente su Renault, ma attraverso un marchio Alpine della Renault riconosciuto come tale, una maggior sinergia tra due tipi di propulsori, di cui uno, quello che viene dalle corse e quindi a combustione interna, opportunità per quella parte di mercato che in futuro continuerà ad andare a combustione interna. Quindi tutti gli elementi ci sono. Allora questi soldi che fanno sì che convenga comprare invece che averli, diventano esageratamente ingombranti rispetto a quella che è la posizione strategica di una scelta di questo tipo. Però non tocca certamente a noi dare un giudizio. Stiamo a vedere, c'è ancora qualche settimana, un mese se ho capito, per tenere forse aperta la porta, ma non so se qui certo non impareremo niente, ma se ci saranno possibilità diverse. Invece, la cosa che leggendo mi è sembrata un po' troppo ottimistica è questa idea che ormai McLaren vince tutte le corse e quindi diventa campione del mondo. Lo stesso Verstappen ha lasciato intendere di essere preoccupato. Nella realtà, intanto ci sono due arbitri per questa gara che sono micidiali e potentissimi, che sono la Ferrari e la Mercedes, perché più la Ferrari e la Mercedes si mettono davanti o si mettono tra i piedi dei due competitors, più la possibilità che questi punti crescano così rapidamente evidentemente è bassa. In secondo luogo, lo abbiamo visto in molte occasioni, la Red Bull è capace di reagire, quindi darla per morta, l'abbiamo visto ieri, adesso nella seconda sessione di prova, nel pomeriggio, per via del giro abortito e per via che di Perez che ha dovuto cambiare, non mi ricordo cosa, il cambio, non so, cambio e fondo, ecco, e quindi non hanno potuto esprimersi, ma vedrai che oggi tornano lì. E poi quando si è su uno schieramento di partenza con 20 macchine, adesso esageriamo per eccesso, abbiamo detto 16, ma 20 macchine in un secondo o poco più, questi domini mi sembrano difficili, è molto più una partita a scacchi in cui conta ogni cosa, compreso, mi ha fatto ridere, non so se l'hai visto, è uscito un filmato della Red Bull che ci ha fatto capire perché Perez non è stato messo a piedi. Perché hanno fatto un filmato? Adesso spiegami questo perché manca, dai, no, è uno scherzo, è chiaro. Hanno fatto un filmato divertente nel loro stile, un po' insolente, anche un po', se vogliamo, come italiani. Loro, Antonio, sono cinici, lo sai, lo sono in pista e lo sono anche nella comunicazione. Sono così, quando facevano la pubblicità col prete
quello che andava a confessarsi per scoprire quali erano le ragazze alle quali poter fare la corte. Ecco, quindi è questa gara in cui ne posso parlare perché me ne ha parlato Livio Grassi, che è il proprietario dell'autodromo di Modena, e che ha assistito alla cosa. Hanno fatto un giorno di produzione con Verstappen e Perez e con i loro preparatori atletici, che dovevano fare anche loro una gara, con delle sfide, quelle goliardiche, per esempio una sfida con Perez e Verstappen sull'Ape per chi riusciva ad arrivare prima a consegnare la pizza, eccetera, eccetera. E poi una gara, hanno tirato fuori le famose Abarth, non so se fossero delle 8,50 o 1000 Abarth, le 600, che, perfette, con cui hanno fatto una sfida, valorizzando tra l'altro il piccolo ma bel autodromo di Modena. E quello che mi è piaciuto sentirmi dire da Grassi è che Verstappen si divertiva come un matto ed era simpaticissimo, amicone di tutti, dava autografi. Cioè, c'è un Verstappen che non conosciamo, perché a proposito del cinismo, della determinazione, quando lui entra dentro, varca la porta dell'autodromo, inizia il weekend, diventa quell'animale lì, e invece fuori quell'animale lì poi può diventare anche un giocolone che si diverte a fare le stupidaggini o andare a tentare di andare a due ruote sull'ape. No, chiudimi il ragionamento di Perez, cioè perché Perez l'hanno dovuto tenere allora? Perché l'hanno dovuto tenere, perché se l'avessero mandato via non potevano far uscire il filmato. Ah, ok. Hanno fatto una produzione bellissima. Dice: ma come? Altro che sponsor, sono arrivato. Ha detto: scusate, ma se mandiamo via Perez, come facciamo col filmato che ci è costato? E non voglio fare dei paragoni con i motori. E comunque, opla, no, entriamo in un altro terreno scivoloso. È una buttata, è una buttata, è una buttata. Altre cose, l'asfalto, non so tu cosa pensi, cioè il fatto di vedere uscire la safety car prima, vedere lo stesso Verstappen che ha fatto un bel intraversone. Allora, per correttezza, è giusto dire che Vermaelander è uscito facendo i giri di allenamento, di prova. Secondo me c'è stato un cedimento nel posteriore della macchina, e quando è arrivato alla frenata della parabolica non ha fatto come Kimi Antonelli, ma si è trovato in una condizione dove non aveva il controllo della Aston Martin Vantage. Per cui, siccome stimo Bern come pilota, seppur solo della safety car, non si è fatto niente, la macchina sono riusciti a ripararla, non gli voglio attribuire l'errore che evidentemente non ha fatto. Però devo dire che abbiamo capito quanto devono andare forte i piloti della safety car. Cioè, ah sì sì. Perché ricordiamo tutti, e tu lo hai molto ben descritto nel tuo libro su Senna, come Senna fosse infuriato a Imola poco prima della tragedia perché la safety car non andava abbastanza forte. E quindi vediamo le Formula 1, poi vediamo le safety car, guarda come va piano, no? Va fortissimo, sono le Formula 1 che vanno più forte che fortissimo, e questa è la cosa. E comunque la pista mi sembra molto molto bella, speriamo che questo autodromo riesca anche a dare attorno a sé quelle risposte che la Formula 1 pretende, perché continui a essere il tempio della velocità, come è stato chiamato e come ormai ci siamo abituati tutti a chiamarlo, quindi teniamolo come tale. E il fatto che molti piloti, a parole, perché poi nei fatti non si è visto, rimpiangessero i cordoli un po' rudi, un certo tipo di difficoltà data dalla situazione in Monza, che oggi è stata tolta, dimostra che le piste vere, quelle nate come piste vere, anche se corrette dalle necessità di chicane, eccetera, sono nella storia dell'automobile e devono rimanerci. Tutto questo sperando che Imola non debba essere dimenticata. Sono qui, abbiamo questa
questa realtà, che è una realtà bella, è meglio avere due piste che nessuna, però no. Ecco. Ieri l'autodromo ha fatto una bellissima conferenza stampa insieme al Censis per rilevare qual è la portata dell'indotto di un Gran Premio d'Italia a Monza, e l'effetto è stato straordinario, perché si parla di 140-150 milioni di euro per tre giorni. E ieri sera, per caso, in una piacevole serata a cena, ho anche scoperto un dato che mi ha sconvolto. Monza, Gran Premio d'Italia, tifosi della Ferrari, lo raccontiamo sempre così, gli italiani sono il 35% del pubblico dei tre giorni. Quindi si avvalora il discorso che c'è una capacità attrattiva del circuito storico, il Tempio della Velocità, quindi teniamocelo questo Tempio della Velocità, perché ha un valore molto molto alto. Ed è in crescita enorme il numero dei tifosi che arrivano dagli Stati Uniti. Perché c'è un bacino storico che è quello del Canton Ticino, gli svizzeri che sentono Monza come una loro provincia. Però quest'oggi, perché ho dovuto lasciare la macchina fuori perché ho sbagliato, e sono venuto a piedi e ho visto un'infinità di stranieri. Quindi questo è molto bello. Era giusto una chiusa per dare un valore a quello che molto spesso non riusciamo a riconoscere. Certo, quindi certo. Va bene, Antonio, grazie, siamo arrivati in fondo. Amici di motorsport.com, allora commentate qui sotto, qui argomenti ce ne sono quanti ne volete. Non abbiamo parlato più di tanto della Ferrari, ho visto che ti sei tenuto lontano, segno che hai qualche ambizione. Ma guarda, io credo che siano i dati che parlano, cioè le Ferrari sono là davanti, sono sempre in quel secondo, ma sono là davanti. Vasseur è stato ottimista, tocchiamo ferro, nel senso che l'ottimismo, poi come abbiamo detto la settimana scorsa, diventa un peso se le cose non vanno bene, ma mi sembra che questo nuovo asfalto, il nuovo tappeto, la nuova galleria del vento, quindi con la possibilità di testare la vettura più vicina al suolo, i nuovi cordoli che sono più bassi, eccetera, eccetera, favoriscano quelle doti che la Ferrari ha, e che sia con la scelta che non ho citata perché non voglio, sono scelte di marketing, ma con la scelta di accogliere Hamilton con delle tute nere vuol dire che il prossimo anno non ha fatto fare la macchina nera Hamilton alla Mercedes, era silver, l'ha fatta nera, quindi è un accoglierlo con la fibra di carbonio già a Monza in attesa del prossimo anno. Quindi ci sono tutti i presupposti perché questo fine settimana ci possa dare delle soddisfazioni anche sul fronte rosso, dimenticando gli aspetti neri che ho visto anche sulla macchina, piccoli però per la verità, e gialli, ecco il giallo sì, è Modena. Siamo arrivati all'infiocchettata finale, sarebbe stato capace di fare una seconda puntata in continuazione. Antonio, grazie, ciao a tutti, buon sabato, buone qualifiche, buon Gran Premio d'Italia. Ciao Antonio. Ciao, ciao a tutti.